Ciao amiche, ciao amici, per la rubrica Top 5, 5 modi per rendere più intrigante il rapporto di coppia. Il rapporto di coppia è quando diventa un po' stantio, quando non ci sono più grossi stimoli e scade nella monotonia. Per cui vediamo come renderlo più intrigante. Il primo modo è quello dei giochi di ruolo, cioè di andare a capire quali sono le fantasie e i feticismi dell'altra persona, ognuno ne ha, e stimolarli interpretando un ruolo, interpretando un gioco di ruolo, che può essere un gioco di ruolo in cui si svolge in modo attivo oppure in modo passivo. È importante, importantissimo calibrarsi sulle esigenze emotive, quindi sulle fantasie, sui feticismi dell'altra persona interpretando un ruolo. Questo stravolge il vecchio rapporto e quindi diciamo che cambiando modalità si dà linfa nuova alla relazione. Poi la seconda cosa importante, il secondo modo è quello di cercare dei rapporti al di fuori del letto, perché quindi variando la routine, ad esempio se in casa, magari in altre situazioni, sotto la doccia, magari in cucina, però anche in altre situazioni esterne, magari al mare, creando ambienti, trovando ambienti, diciamo, che possano garantire un'improvvisazione. Questo è fondamentale. L'imprevedibilità è il sale delle relazioni. Poi provare come terzo punto, terza modalità, a sperimentare anche nuove posizioni particolari. Diciamo che di solito poi si utilizzano sempre lo stesso standard, cercando di variare. Si hanno ad esempio nella donna stimolazioni diverse e anche una parte visiva diversa, per cui è importante anche ad esempio mantenere la luce, no, non accesa a giorno, ma diciamo in modo tale da poter cogliere anche delle sfumature diverse variando la posizione. E come quarto punto abbiamo quello di diciamo intensificare ad esempio i preliminari senza arrivare proprio ad un rapporto, perché in questo modo si intensifica il desiderio, cioè giocare, dare eccitazione ma non arrivare all'orgasmo, comprimere, in questo modo si comprime e poi quando ci sarà il rapporto si avrà diciamo molto più piacere, quindi si associerà poi alla persona il piacere, quindi non praticare soltanto finalizzata all'orgasmo, ma stimolare senza arrivare all'orgasmo in alcune situazioni. Quindi dare sollecitazione fondamentalmente. E come quinto modo è quello di farlo provando adrenalina, ad esempio in posti magari all'aperto, in macchina dove ti potrebbero scoprire, senza rischiare magari mentre si guida fare qualcosina, ma ovviamente senza rischiare, e insomma dare nuova linfa, nuova adrenalina alla relazione. L'adrenalina è fondamentale perché rivitalizza fondamentalmente in modo molto rapido la relazione di coppia e la rende molto più intrigante. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di postare una domanda nei commenti ai video e riceverai un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!